Radio.0 presenta Napoli Magazine. E oggi siamo in collegamento proprio con la Spagna, con un collega di una importante radio spagnola, Radio Nou di Valencia, e salutiamo e diamo il buon pomeriggio, il benvenuto a Napoli a Vincent Marco. Buon pomeriggio, Vincent. Buon pomeriggio a tutti. Vincent che parla benissimo in italiano, ma comunque insomma noi cerchiamo, tra l'altro siamo anche un po' costretti quest'anno a imparare meglio lo spagnolo, perché caro Vincent è un Napoli sempre più spagnolo. Sì, è un Napoli molto spagnolo, sicuramente ci sono più spagnoli a Napoli che in tante squadre spagnole, no? come per dire al Valencia, proprio la nostra squadra qui, e ci sono pochi, no? E poi quelli che ci sono forse se ne vanno come soldato, allora è più spagnolo il Napoli che delle squadre italiane, sì, certo. E allora ti passo subito Paola, e sono sicuro la prima domanda che ti farai è scontata e sarà su Higuaín, vero Paola? Certo, sì, è l'argomento del giorno che sta facendo trepitare tutti i tifosi qui al Napoli, Vincent. Si parla da ieri sera ininterrottamente di notizie sempre più vicine, no? Questa chiusura del contratto, del passaggio di Gonzalo Higuaín come giocatore del Napoli, e quindi mi stuzzica, no? L'idea di voler sapere un po' come e quali sono le ultimissime voci che stanno girando lì in Spagna, perché si attende la firma, sembra che il giocatore si sia quasi convinto ad accettare Napoli. Le ultime lì che circolano, che si dice? Si dice proprio questo, che lunedì potrebbe andare Higuaín già a Napoli. Si parla che l'Arsenal ha fatto l'ultimo intento per prendere il calciatore argentino, ma i soldi che dava l'Arsenal, perché era la squadra dove Higuaín voleva giocare, non erano abbastanza, allora si è rotta quella negoziazione. E poi il Napoli sembra che ha convinto Higuaín di andare in Italia, e manca soltanto l'ufficialità. L'accordo tra il Madrid e il Napoli era già molto, molto vicino, una cifra si parlava intorno ai 37 milioni di euro, e poi sembra che il calciatore, che all'inizio non era convinto di andare a Napoli, adesso è più felice con questa idea. È questione di ore o di giorni che si chiuda, ma sembra una cosa piuttosto facile e quasi fatta già desde la Spagna. Quindi confermata la cifra vicino ai 40 milioni che il Real Madrid aveva un po' fissato come somma per portare a casa l'attaccante argentino? Sì, forse sono 37 più qualche variabile, no? Dipendendo del rendimento del calciatore, certo. Ma alla fine sì, cerca quella cifra, un po' di meno sicuramente, però quasi intorno a quella cifra sarà quello che il Napoli pagherà per il attaccante italiano e argentino. Paola? Su questa trattativa sembra che si siano inseriti anche altri calciatori, amici di Gonzalo, no? Che lo stanno un po' tirando verso Napoli, tra cui i nuovi acquisti che sono arrivati adesso come Caleon, non ultimo invece anche l'amico Pocho Lavezzi, che abbia addirittura suggerito che non se ne pentirà del suo passaggio a Napoli. È vero? Sì. È vero, sì. Si parla che Callejón e Albiol, che erano tutte e due abbastanza amici con Higuaín, hanno parlato bene già di quel ricevimento che hanno avuto a Napoli, e che Higuaín si sarebbe informato con qualche collega argentino della nazionale come Lavezzi, per sapere un po', informarsi com'è la vita, no? A Napoli, come si può fare bene, no? Nel calcio e nella città, e gli hanno parlato bene di Napoli. E allora lui sembra più convinto, no? All'inizio ovviamente la Premier è la Premier, noi stiamo un po' stanchi, no? Di vedere come i calciatori buoni spagnoli se ne vanno alla Premier, sì. E tutti vogliono andare a Londra e così, però adesso Napoli ha riuscito grazie pure all'aiuto di qualche calciatore a convincere Gonzalo Higuaín, il Pipita, che sicuramente farà la differenza quest'anno. Senti, quali sono i punti di forza di Higuaín per farlo sfondare in Italia? Sai benissimo, insomma, il campionato italiano probabilmente non è più il campionato più bello del mondo, perché c'è la Liga, c'è la Premier, la Ligue 1 pian piano sta diventando un bel campionato, la Bundesliga non ne parliamo
nemmeno, però sicuramente è il più difficile, perché sai quanto è esasperato, no, il discorso tattico. Ogni allenatore prepara sempre con molta cura ogni partita. Quali possono essere appunto le armi in più di Higuaín per sfondare anche in Italia? La velocità, è molto veloce, sa trovare lo spazio benissimo, vincere la schiena del difensore. Poi c'è un colpo di pallone molto, molto buono, tanto sia da fuori l'area come a trovare, no? Dentro l'area il remat, il chut. Poi sì. Di testa non è che sia forte, non è un calciatore che vada benissimo di testa, è forse il suo punto debole, ma è un calciatore che poi ha uno contro uno, ha molta associazione con gli altri attaccanti, può toccare la palla e non la perde, può giocare un po' più fuori l'area, più dentro l'area, ha versabilità, penso che può fare la differenza. Forse un calciatore diverso, no, a quello che avevate prima voi a Cavani, però che gli può andare bene a questo Napoli che vuole Benitez. Noi Benitez a Valencia ha fatto benissimo tempo fa e aveva un calciatore similare come era Claudio El Piojo López, che a Valencia ha fatto la differenza, poi alla Lazio non ha riuscito a fare così bene, però è questo stile di calciatore che piace tanto a Benitez e che aveva pure con Torres, forse sì, non è così differente a Liverpool. Allora lui sempre ha bisogno di un calciatore di queste caratteristiche. Paola? Beh, quindi la scelta è stata del tutto, insomma, ponderata in base a queste caratteristiche, come tu ti riferisci anche a Torres, quindi ecco, aiutami anche a capire meglio questa situazione, che i suoi amici che sono passati qui al Napoli, che stanno in questo momento in ritiro con mister Benitez, evidentemente la chiacchierata tra loro è valsa la pena. Ma secondo te, Vincent, quindi questi quasi 40 milioni di euro per il suo acquisto ci vale tutto? A me sembrano un po' troppi, sinceramente mi sembrano troppi, però mi sembrano troppi pure per Callejón o per Albiol, mi sembra un po' che sta però pure per Cavani mi sembrano troppi, 64, voglio dire, si sta pagando un po' di più a calciatori che sono buoni, che sono forti, però non lo so se hanno quel prezzo, no? Per dire, a me Rami, che è stato collegato al Napoli, mi sembra un calciatore più forte che Albiol. Alla fine avete preso Albiol invece di Rami. Higuaín è un grande attaccante, è uno dei più forti che ci sta adesso in Spagna e sicuramente in Europa. Non lo so se 37-40 milioni, il tempo dirà. È un buon calciatore, però sono troppi soldi, secondo me. Ultimamente tanto, veramente tanto, 40 milioni di euro, soprattutto sì. In questo momento in cui si sta attraversando una certa crisi economica, quindi internazionale. Diciamo, Vincent, sì, che è praticamente proprio quei soldi ricavati dalla cessione di Cavani, più gli altri soldi che il Napoli già aveva a disposizione per il mercato, forse hanno fatto crescere un pochettino i prezzi. Sì, sicuramente sì. Per dire, noi il Valencia sta per vendere Soldado per 30 milioni, adesso quando chiama un altro club, per dire la Roma che ha chiamato ieri per chiedere quanto costa Osvaldo, chiedono 20, il Valencia pensa che sono troppi, perché però la Roma ovviamente sa che c'è la disponibilità economica, il Valencia e chiede di più. Ovviamente le squadre cercano sempre di fare negozio, no? in questa situazione di mercato. Ci colleghiamo con un collega che tra l'altro fino a pochi giorni fa ha collaborato con il settore giovanile del Napoli, un settore in piena espansione che speriamo veramente possa fare quel salto di qualità per poter capitalizzare mercato di talenti, di giovani talenti che abbiamo in Campania, in provincia di Napoli, che spesso e volentieri fanno poi le fortune di società del nord. Un tasto che battiamo spesso, una cosa che ripetiamo spesso,
Basti guardare l'elenco, le rose delle altre squadre di calcio per vedere quanti napoletani o campani giocano nelle altre squadre di calcio di Serie A e di Serie B. Quindi il Napoli potrebbe veramente costruirsi, potrebbe sfruttare all'infinito un'immensa miniera di talenti e costruire poi solide basi per avere tanti giocatori da mettere sul mercato e quindi costruire una squadra sempre più forte. È un piacere salutare e augurare il buon pomeriggio a Salvatore Nardi. Ciao Salvatore, buon pomeriggio. Ciao Michele, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, si fa questo salto di qualità? Ma innanzitutto già il fatto che comunque la società abbia portato giocatori in ritiro lì a Di Maro fa capire che comunque il settore giovanile ha lavorato bene sotto la guida di Barresi e Caffarelli, che sono due persone esperte, e soprattutto hanno fatto in modo che i ragazzi napoletani potessero esprimersi al meglio. Come appunto tu dicevi prima, ci sono questi tre ragazzi che sono stati aggregati, ovvero Tutino, Radosevic e Novotny, che agli ordini di Benitez stanno facendo sicuramente ottima figura. Infatti leggevo di Tutino che ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai lavori, ma non noi che lo seguiamo da piccolo. E quindi insomma conosciamo bene le doti di questo ragazzo. Però ecco Salvatore, se dovessimo fare una scheda proprio su questi tre ragazzi, come potremmo identificarli? Ma Gennaro Tutino, classe 96, è un ragazzo, un prospetto interessante, come appunto dicevamo prima. Lui tendenzialmente gioca esterno d'attacco a 3, così come giocava la primavera lo scorso anno, però è un giocatore che si può tranquillamente adattare anche come seconda punta per caratteristiche fisiche e sicuramente per caratteristiche tecniche. È un giocatore che lo scorso anno giocava in primavera, 94 come annata, lui un 96, quindi giocava 2 anni addirittura sotto età, facendo sicuramente bene con giocatori di 2 anni un attimino superiori. Quindi è 96 Tutino? Gennaro 96. Quindi... poi abbiamo Radosevic, che è un acquisto fatto dallo scouting estero del Calcio Napoli, è un giocatore interessante, ha fatto benissimo nel torneo a Viareggio ed è sicuramente un giocatore che il Napoli in futuro si ritroverà, un centrocampista centrale di buona tecnica e anche buona quantità. Mentre una volta dicono, scusami Salvatore, devo fare un po' la parte dell'avvocato del diavolo, dicono che sia un po' lento, è vero? Ma Michele, quando hai qualità tecniche è difficile trovare un centrocampista centrale con grossa velocità e grossa agilità, perché comunque detti tempi di gioco, hai comunque il lancio illuminante, quindi anche lo stesso Pirlo, per intenderci, non è un giocatore che ha questa velocità impressionante. Quindi automaticamente lui fa della qualità, della tecnica, le sue caratteristiche, automaticamente ne perde un po' magari in velocità e in agilità. Certamente. Tutino, Radosevic e Novotny. Novotny è il centravanti alla vecchia maniera, di grossa stazza, giocatore molto fisico, ma comunque abbina buone caratteristiche tecniche, si sa far rispettare in area di rigore e secondo me è un giocatore che alla lunga potrà far bene a Napoli e soprattutto potrà ritornarci utile, perché è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti. Naturalmente deve fare esperienza per poi arrivare al piano di maturazione definitivo e quindi far parte della rosa del Calcio Napoli. Senti Salvatore, che progetto c'è secondo te su questi tre ragazzi ora che hanno fatto anche il ritiro con la prima squadra? Continueranno ad essere aggregati, a stare nella rosa nel giro della prima squadra, o credi che sia giusto, sacrosanto, farli crescere cedendoli a qualche altra squadra? Ma magari posso parlare come mia opinione personale, certo, perché come appunto dicevi prima, certo, non lavoro più col Napoli. Credo che Tutino, data anche l'età, probabilmente verrà lasciato con il gruppo Primavera, che il ritiro a Peio probabilmente verrà poi, nel momento in cui la società con tutto lo staff ritornerà qui a Napoli, automaticamente il ragazzo probabilmente raggiungerà i compagni ritiro a Peio. Per gli altri due credo che Novotny io lo manderei in prestito per fargli fare esperienza, mentre Radosevic potrebbe essere aggregato alla prima squadra e quindi magari sfruttare qualche occasione tipo Coppa Italia o comunque qualche kermesse in modo da poterlo un attimino svezzare. Senti, per quanto riguarda invece il futuro del Napoli, tu che appunto hai avuto un po' sott'occhio tutti, qual è l'annata secondo te migliore in questo momento ha il Napoli a disposizione? Io credo che il 96, il Napoli ha di 96 di grossa qualità e di grossa prospettiva.
la primavera, tra i vari giocatori aggregati c'è un giocatore molto molto interessante. Mi permetto di fare questo nome perché insieme al direttore Caffarelli l'abbiamo visto per la prima volta insieme sul Mater Dei, ed è Armando Anastasio, 96, che è un giocatore molto interessante, da noi preso come centrocampista centrale, però si sta comportando bene anche come difensore, che tra l'altro, non so se sapete, è il cugino di Gennaro Tutino, quindi un buon marchio di fabbrica. Un po' come gli Insigne, no? Insomma. Sì, è un giocatore interessante, ma così come lui ce ne sono tanti altri nel giro della nazionale, c'è Cretella 95, c'è Guardiglio 96, i vari Gaetano, Barone, D'Auria, no, è una squadra interessante sicuramente, ci sono anche parecchi 97 all'interno come Bifulco, De Simone, De Iorio, ma staremo a vedere, perché comunque è un gruppo importante sicuramente. Ripetere l'annata dello scorso anno con i vari Nicolao, Allegra, Palma, Insigne non sarà facile, però comunque lasciamo lavorare il mister, che è una persona molto preparata e che sicuramente saprà amalgamare questo gruppo. Antonio Perezzuolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ben ritrovato a Salvatore Ardi. Ciao Michele. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Caro Salvatore, io una curiosità ce l'ho, ma dato che qua si parla tantissimo di Gonzalo Higuaín, ma dovendo ipotizzare un nome di un attaccante che può diventare il futuro Higuaín, il futuro Mario Balotelli, insomma qualcuno che ci può elettrizzare, qualcosa in atto c'è, non solo a Napoli, io parlo proprio in generale in tutta Italia, oppure sono ancora troppo acerbi questi giovani? No, perché sono giocatori interessanti, però se permetti preferisco, come ho fatto finora, fare i nomi di giocatori che militano nel Napoli. Per le altre società preferisco non fare nomi, in quanto sono giocatori, diciamo, nostri, perché li considero ancora nostri, perché sono stato fino a poco tempo fa nel Napoli, quindi preferisco fare appunto i nomi di Barone, D'Auria, De Iorio, Di Fiore, che sono giocatori che fanno parte del parco attaccanti della primavera di Tiro Appeio, e speriamo che appunto uno di questi ragazzi possa un domani fare le fortune del Napoli e quindi, come dicevi tu appunto, diventare il nuovo Balotelli o il nuovo Higuaín, sperando che la trattativa sia chiusa. Ladies and gentlemen, Mr. Z. Mario Zaccaria, buon pomeriggio e ben ritrovato Mario. Ciao Michele, buon pomeriggio a te, ad Antonio e a tutti gli spettatori. Ciao Mario. Mr. Z oggi particolarmente euforico. Allora Mario, ti dico le ultime. Un attimo solo. Che è successo? Prima di iniziare. Che è successo? Mario, devi dire la tua frase. Sì, Mr. Z è con voi. Ecco, se no non si parte, ragazzi, non scherziamo. No, Mario, volevo aggiornarti perché in apertura abbiamo fatto un collegamento con un collega di Radio Now di Valencia, Vincent Marco, che ci ha aggiornati un po' sulla vicenda Higuaín. Ci ha detto che il Napoli avrebbe convinto prima di tutto il Real Madrid con una offerta più congrua rispetto a quella formulata dall'Arsenal, e poi ha detto un ruolo importante nella vicenda l'avrebbero recitato i suoi ex compagni del Real, Albion e Caglecon, e soprattutto Lavezzi, avrebbero immediatamente spedito una raffica di SMS ad Higuaín dicendogli cosa aspetti ad accettare Napoli. Beh, insomma, Lavezzi una cosa buona l'ha fatta nella vita. No, sto scherzando, ne ha fatte tante a Napoli, e io apro una breve parentesi su questa cosa e dico che lui e Cavani sono dei professionisti, sono andati lì dove gli danno più soldi, ed è anche giusto così dal loro punto di vista. A noi è dispiaciuto soltanto per, come soprattutto Lavezzi e soprattutto Cavani, insomma, certo, è andato via. Però questo adesso è un capitolo chiuso, adesso pensiamo a Gonzalo, perché già abbiamo preso confidenza, già lo chiamiamo Gonzalo, anche se però aspettiamo prima la firma, perché di sorprese anche negli ultimi giorni ne abbiamo avute un po'. Sembra che effettivamente si stia quasi chiudendo. Devo dire che questo è un giocatore importante, un top player, è più giovane di Cavani, perché compirà a dicembre 26 anni. Ha una grande esperienza internazionale con la nazionale argentina, con il Real Madrid, ne ha viste di cotte e di crude, insomma i presupposti ci sono tutti. Certo costa, però è anche vero che il Napoli è ad un tale livello che non può fare
la spesa nel discount, deve andare nel migliore tra i nella salumeria più pregiata, migliore, dove ci sono i pezzi particolari, eccetera, non si può andare a comprare il primo che capita, e quindi Higuain è uno di questi, proprio non è il solo, perché non ha concluso e non deve aver concluso la sua campagna acquisti, c'è ancora a parte che gli manca un'altra punta, e deve essere una punta importante. A parte che gli manca, chi sarà Mario questa seconda punta? E io, se si potesse, prenderei Matri, ma con il tweet che ha fatto oggi il presidente su Zuniga, che ha chiuso la porta in faccia a tutti, Juventus, Inter e chi altri, non so, la vedo un po' difficile, perché la Juventus penso che fosse disponibile a dare anche Matri al Napoli, ma a patto che il Napoli cedesse Zuniga, così la vedo difficile, però anche un Gilardino non mi andrebbe male, per la verità. E perché no? Perché adesso, così, riflettendo e valutando le varie opportunità di mercato, dovete sapere che nel wrestling esiste un 43enne che si chiama Triple H, cioè tre volte H, perché non ripetere tre volte H Hamsik, Higuain ed Hernandez del Napoli? Vi piacerebbe, Mario? Sì, Hernandez io credo che sia un giocatore che comunque andrà, se non sarà a Palermo, perché insomma il campionato di Serie B è un po' particolare, lascia un po' il tempo che trova, ma dovunque dovesse andare credo che sia un giocatore in salita che potrebbe dare delle soddisfazioni, che potrebbe essere una sorpresa importante, soprattutto se giocasse in Serie A. Io lo prenderei, diciamo, ecco, Hernandez è un altro di questi giocatori, anche se il tipo di gioco di Hernandez è un tipo di gioco un po' particolare, forse si presta un po' di più per il Napoli, il vecchio Napoli, quello di Mazzarri, cioè è un giocatore che trova le sue migliori espressioni nelle ripartenze, e credo che il gioco sia un po' cambiato, e credo che il Napoli non utilizzerà tanto il contropiede o ripartenza, chiamiamolo come vogliamo, ma farà un tipo con Benitez, farà un tipo di gioco diverso. Però comunque anche Hernandez, certo con Gilardino o con Matri si va più sul sicuro, la premiata ditta già sa quello che potrebbe avere da uno di questi due giocatori. Però io dicevo prima... Sì, no, dicevo, non è finita la campagna acquisti. Il Napoli deve rinforzarsi assolutamente a centrocampo, e c'ha un solo difensore di piede sinistro in difesa, che è Britos, tutti gli altri sono tutti di piede destro, e non è una condizione ottimale, ha bisogno di rinforzarsi in difesa e a centrocampo, cioè per centrocampo intendo i centrocampisti difensivi, perché Berami ed Inler, visto che Zemaili non è un centrocampista difensivo, casomai potrebbe essere assimilato a qualcuno ai trequartisti, diciamo, a quelli che giocano dietro la punta, anche per quello che ci ha fatto vedere nell'ultimo campionato. Quindi il Napoli non ha concluso, non deve aver concluso assolutamente la sua campagna di rafforzamento, e anzi se viene Higuain io mi aspetto altri tre colpi. Sì, ma Mario, l'ultima domanda per me, poi lascio il microfono a Michele per le conclusioni. Ma se il Napoli riesce a dare 6 milioni di euro all'anno a Gonzalo Higuain, allora mi è da pensare che, per quanto riguarda l'addio di Cavani, è stata meramente una scelta di soldi, perché se il Napoli ha la forza poi di dare un ingaggio del genere a Higuain, che sicuramente è un top player, beh. Ma il discorso è che e quindi 10 mi sembrano francamente un po' esagerati. Io per esempio non ho mai creduto che Ibrahimovic potesse venire al Napoli, perché guadagna 12 milioni di euro netti a stagione. Sì, si sarebbe dovuto trovare uno sponsor, ma non è cosa facile in questi tempi trovare uno sponsor che appunto ha più a pagare lo Ibrahimovic. E ma Cavani guadagna al Paris Saint Germain 10 milioni di euro netti, e poi ne guadagnerà altri per le sponsorizzazioni, e qui casca l'asino, perché qui andiamo a parlare del famoso problema dei diritti d'immagine. Questo è un tema delicato, è un tema sul quale De Laurentiis è stato precursore, perché sin dal primo momento l'ha sempre pensata come la pensano in Germania, l'ha sempre pensata come la pensano in altri posti del mondo, dove questi diritti d'immagine le società li acquisiscono senza troppe chiacchiere, senza troppi complimenti. Però ci sono anche dei fior di società importantissime dove questi diritti d'immagine vengono lasciati ai giocatori,
Il calcio, per esempio, faccio un nome a caso, il Paris Saint-Germain, dove dice lo stesso ha tanti di quei soldi che se ne frega dell'immagine di quei propri occhi che gli possono dare le sponsorizzazioni dei calciatori. E, ovviamente dico quattro pidocchi con ironia, si tratta di fior di milioni di euro, ma per lo sceicco insomma è una fumata di sigarette. E quindi niente, è chiaro che insomma è un discorso di Cavani, è un discorso a parte. Cavani vabbè, non parliamo in... più dai, se no ci intossichiamo. No, andavo in un posto dove ricordiamoci un passato, basta. Michele, volevi dire qualcosa a Mario per chiudere? Sì, no, più che altro a Mario voglio chiedere un commento su quello che sta accadendo un po' in tutte le trasmissioni, soprattutto quelle nazionali di mercato. Sembra, no, quasi che a Napoli debba arrivare il solito Chavez di turno, eppure i nomi sono quelli che sono, mentre invece a Milano dovrebbe arrivare un signore che ha come cognome la marca di una famosa motocicletta, che per carità insomma sarà pure affascinante, intrigante, perché chi arriva con gli occhi a mandorla ha sempre un fascino particolare, però vuoi mettere Honda con Higuain? Eppure sembra che il Milan stia facendo il colpo del secolo e il Napoli invece sta acquistando, ripeto, il Chavez di turno. Ma devo dire, Michele, che questa tua osservazione oggi, proprio oggi, poco fa, l'ho fatta anche io, perché in apertura di un importante telegiornale, chiamiamolo così, mi sono reso conto proprio di questo. Mi aspettavo che si parlasse come prima notizia dell'acquisto o quasi di Higuain da parte del Napoli, e invece... voglio dire, insomma, questi ci hanno riservato una buona decina di minuti di Honda, non so come si dica, perché forse si dirà Honda, visto che è giapponese, non è francese, ma il quale, con tutto l'affetto, insomma, io l'ho visto giocare una mezza volta e non me lo ricordo neppure, insomma. Napoli Magazine. Pronti a ripartire, siamo nel rush finale, salutiamo subito il prossimo ospite, Tony Giavarone, buon pomeriggio Tony. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Antonio. È piacere, grande. Ciao Tony. Ciao Antonio, ma stanno salendo i brividi nelle ultime ore, perché ci siamo quasi per Gonzalo Higuain. Sì, credo sia questione di oggi o tutto al più di domani per... che De Laurentiis possa lanciare il tanto atteso tweet. Insomma, la questione di Higuain si era chiarita, secondo me, da un po' di tempo, anche perché se la corsa era tra Napoli e Arsenal e si parlava di diritti d'immagine, insomma, questa questione di diritti d'immagine è a cadere, perché l'Arsenal è una delle squadre europee che, come il Napoli, pratica la stessa politica sui diritti d'ingaggio. Ovviamente la proposta del Napoli era molto più vantaggiosa nei confronti del Real Madrid, e quindi il Napoli aveva ovviamente una chance in più. Credo che questi ultimi ostacoli per quanto riguarda il perfezionamento dell'accordo siano in via di superamento, e voglio essere convinto che entro domani ci sarà l'annuncio ufficiale di Higuain, che insomma, voglio dire, adesso possiamo aprire tutte le discussioni del caso, ma mi sembra un acquisto importante, e soprattutto credo che se noi andiamo a fare un po' il conto dei soldi che il Napoli ha speso da quando insomma si è saputo che Cavani stesse per andare via, insomma del tesoretto Cavani, parliamo del tesoretto Cavani, il Napoli ha comprato quattro giocatori, se non sbaglio tre o quattro giocatori, e anche tutti di livello, ultimo di livello superiore ai Higuain, tutti dal Real. Poi tra l'altro leggevo anche forse l'elogio giusto fatto proprio da Carlo Verna su tonigiavarone.it, dove si parla di Rafa Benitez, probabilmente, come dicevamo qualche mese fa, è lui la garanzia di questo Real Napoli, o mi sbaglio? Sì, è chiaro che questa simbiosi tra allenatore e presidente sta portando a questa campagna acquisti, perché insomma tutti i calciatori che sono arrivati sono passati al vaglio di Benitez, sono stati indicati da Benitez, quindi parte anche una stagione diversa, una stagione che vede un'unità di intenti di presidente e allenatore, che purtroppo insomma non c'è stata con l'ultima parte della gestione Mazzarri, ed è stato questo il punto di rottura tra Mazzarri e il Napoli, e quindi De Laurentiis. Diciamo che sono andati avanti sopportandosi a vicenda, e ovviamente questo ha fatto sì che le strade si dividessero. Questa volta insomma il Napoli, anche se un Napoli diciamo rinnovato, ricostruito
che è cambiato parecchio rispetto agli altri anni, e credo che questa unità di intenti di presidente e allenatore possano far sì che le cose vanno secondo dei piani prefigurati e dei piani, diciamo, a breve e medio termine, non a lungo termine. Tony, credi che con l'arrivo di Higuain il Napoli possa chiudere il mercato o avrà bisogno di qualche altra cosa? E come posizioni poi il Napoli con l'arrivo di Higuain, con l'arrivo di Reina in porta, quindi risolto un altro problema, perché noi non dobbiamo dimenticare che fino a pochi giorni fa il Napoli aveva anche il problema portiere, considerato quasi, insomma, considerato che era successo con De Santis e il mancato arrivo di Giulio Cesar. Ma io credo che questa questione si stia definendo, anche questa, perché il portiere del Napoli dovrebbe essere il Reina, Pepe Reina, sì, il prossimo portiere del Napoli. Anche qui, insomma, siamo al perfezionamento dei dettagli, questo lascerebbe libero De Santis di andare a Roma. Di andare alla Roma. Non credo che la campagna acquisti del Napoli si fermi a Higuain, del resto, voglio dire, rimbalzano ancora voci di trattative ancora in piedi per quanto riguarda Jackson Martinez, trattative per Hernanes con il Palermo. Sono convinto che al Napoli occorrerà un altro centrocampista, perché Gargano è destinato ad andar via, e non escluderei anche un altro ritocco in difesa. Insomma, sarà un Napoli rimodellato. Questo per certi versi dà anche una forza, una qualità diversa, superiore alla squadra, per altri versi ovviamente preclude a quello che può essere un inserimento immediato del Napoli nel grande giro delle squadre che sono ai massimi vertici della classifica. Ci vorrà evidentemente un po' di tempo, ma stiamo sempre parlando di tempi relativamente brevi, affinché si trovi l'assetto giusto per una squadra che effettivamente cambia nei tre punti fondamentali di una squadra: portiere, centrocampo e attacco. Capitolo invece seconda punta, no? Perché il Napoli, oltre a Higuain, poi dovrebbe chiudere tra un altro attaccante, tra Matri, Girardino. Vuoi vedere che poi a Napoli arriva Hernandez dal Palermo, Tony? Sì, questo credo sia possibile. Io non credo che possa, anche se Girardino non ha escluso la possibilità, ma insomma, se Girardino punta effettivamente, come è giusto che sia, a partecipare ai mondiali e deve giocare, e oggi chi gli dà la certezza che può avere un posto di titolare è il Genoa e non è il Napoli, perché insomma il Napoli l'assetto d'attacco lo ha definito soprattutto con Higuain, che oltretutto è un investimento massiccio per quanto riguarda il mercato del Napoli, è assolutamente un investimento di poco conto. Stiamo parlando di un calciatore che è titolare del Real Madrid, che ha giocato a volte con Benzema, a volte lasciando il posto a Benzema, con Cristiano Ronaldo. Insomma, stiamo parlando di un calciatore che è senz'altro uno dei calciatori più importanti che erano sulla piazza, che era possibile prendere. Non so, ti dico di preciso, se sarà proprio il calciatore del Palermo l'altra punta che il Napoli sta cercando. Ti ripeto, insomma, da quello che si sa, il Napoli è ancora su più fronti impegnato proprio per trovare un altro attaccante da poter, diciamo così, affiancare tra virgolette a Higuain. Casomai potrebbe mettere sul piatto della bilancia Calaiò o De Laurentiis, no? Sì, potrebbe mettere Calaiò, continua, come dicevo, a puntare su Hernandez. C'era l'ipotesi Matri, ma Matri era un'ipotesi che prevedeva il trasferimento di Zuniga, che non credo a questo punto ci sia più. Insomma, il Napoli si sta, io credo che messo a sicuro il portiere, messo a sicuro il primo attaccante, insomma, il Napoli può anche attendere per quanto riguarda, non dico la conclusione del mercato, ma certamente non può avere più la fretta, perché sennò effettivamente questo è controproducente, perché ti possono far pagare in maniera smisurata dei calciatori. Quando il Napoli ha raggiunto l'obiettivo del portiere e l'obiettivo dell'attaccante, può tranquillamente vedersi, guardarsi intorno e avere più, certo, calma e serenità nel fare le scelte di secondo piano, di seconda fila. Giusto. Tony, io ti ringrazio per essere stato in diretta con noi, un abbraccio forte. Ricordate tonigliavarone.it. Ciao, grazie, Tony. Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori. Radio.0 ha presentato
Napoli Magazine.